Levante da X Factor a Weird Next Fest, è nata una vera star. La carriera di Levante è partita a pieno ritmo. Dopo il suo primo successo del 2013 con la canzone Alfonso e il tormentone che ha animato le classifiche musicali per mesi, Levante è tornata in grande stile, firmando importanti collaborazioni nel 2016, con Fedex e Lungax e pubblicando il suo ultimo album Nel Caos di Stanza Stupefacenti. Il suo singolo Pezzo di Me è diventato un tormentone del 2017 e il successo raggiunto l'ha portata anche ad essere scelta come giudice di X Factor. Si può dire che ora, la cantante abbia raggiunto un grande riconoscimento a livello nazionale, confermato ancor di più dalla sua presenza al Weird Next Fest, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno. Levante conquista il pubblico di Firenze. Il Weird Next Fest è un evento dedicato all'innovazione nell'economia, nell'intrattenimento, nella cultura, nella politica e nelle scienze. Si svolge a Milano e a Firenze in due periodi diversi dell'anno, maggio per il capoluogo lombardo, mentre ad ottobre per la città toscana. Il festival ha anche un'importante sezione musicale in cui si esibiscono star italiane di grande importanza, che hanno scritto parte della storia della musica italiana. Quest'anno tra gli ospiti presenti c'erano anche Levante, insieme a Nina Silli, Stato Sociale, Niccolò Fabi e Samuel. Per 4 ore gli artisti hanno animato il cuore di Firenze, riempiendo il Salone dei 500 e Piazza della Signoria. La città era gremita di persone arrivate da tutta Italia per ascoltare i loro cantanti preferiti. Lo spettacolo è stato aperto da Niccolò Fabi che si è esibito con alcuni dei suoi brani più celebri, seguito proprio da Levante, che ha riscosso un successo senza precedenti esibendosi con il suo nuovo album. Il tema di tutta la manifestazione erano i confini e gli artisti sono stati chiamati a portare canzoni che rispondessero a questo argomento. La sensibilità di Levante ha colpito come sempre il pubblico, mettendo un nuovo segno positivo sulla sua recente, ma meravigliosa carriera. Dopo il palco, il successo è sui social. Levante non è solo una star sul palco, dove si esibisce, ma è diventata anche una vera trendsetter sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da più di 300.000 persone che ogni giorno la riempiono di like e commenti di apprezzamento. Le foto che pubblica sono ricercate, sensibili, raffinate e piene di stile, in poche parole rispecchiano appieno la sua personalità. Questa è una cosa molto apprezzata dai fan, che amano di lei il fatto che sia diretta, senza filtri e senza maschere. Levante pubblica quasi ogni giorno foto dei suoi momenti di lavoro, ma anche del tempo libero che trascorre con gli amici o da sola. Il suo stile è inconfondibile, riceve sempre molti complimenti per i suoi outfit un po' vintage, un po' eclettici. Una delle ultime foto pubblicate ad esempio, la vede con un cappello a banda larga color cammello, un maglione bianco e i suoi lunghi capelli neri mentre guarda la fotocamera. Non è passato inosservato nemmeno il suo outfit da Biancaneve con un abito bianco arricchito da un fiocchetto nero al collo, che ha fatto impazzire tutti i fan.